Ce l'hai ancora con quello che ti ha rubato la gomma in terza elementare? Stai guardando con odio su Instagram le foto di quella ragazza che ti ha dato buca nel 1995? Allora, caro amico, cara amica, devi ascoltare assolutamente questa storia. Due prigionieri di guerra, anni dopo essere stati liberati, si incontrano di nuovo per caso. Uno chiese all'altro: "Alla fine hai perdonato i tuoi carcerieri?" "No, mai!" urlò l'altro. "Beh, allora ti tengono ancora in prigione." La morale della storia? Beh, se noi restiamo legati alla rabbia e all'odio che abbiamo provato nel passato, altro non facciamo che tenerlo ancora vivo nel presente. Il che inevitabilmente ci porta a vivere maggiori stress, impedendoci di dedicarci alla nostra vita. Che poi finisce che devi far finta di non vederlo quando lo incontri, o premurarti di sapere se a quella cena ci sarà anche lui o anche lei. Serbare rancore, fidati, è una gran fatica. Chi te lo fa fare? E allora, perché non riusciamo a perdonare e a rimettere nel passato ciò che appartiene principalmente al passato? Eckhart Tolle, scrittore tedesco che ti consiglio, ha detto una cosa che credo possa aiutare molto chi si trova imprigionato nei rancori subiti. Se il loro passato fosse il tuo passato, se il loro dolore fosse il tuo dolore, se il loro livello di consapevolezza fosse il tuo livello di consapevolezza, allora tu penseresti e agiresti esattamente come fanno loro. Questa frase mi ha fatto riflettere perché io sono stato da sempre un grande sostenitore della filosofia dell'homo faber, secondo la quale noi siamo artefici del nostro destino. Tuttavia, la visione di Tolle ci può aiutare a guardare la questione da un punto di vista spesso dimenticato. Pensa al tuo ex che ti ha tradito, oppure pensa a tuo padre che non c'è stato. Oppure estremizzando, pensa addirittura ai terroristi. Ecco, e poi ripensiamo alla frase di Tolle. Chiediamoci, se io fossi cresciuto in quel contesto, se avessi ricevuto quella sua stessa educazione, se avessi vissuto la loro stessa storia, se avessi avuto i loro stessi valori, se avessi incontrato le loro stesse difficoltà, cioè se io avessi avuto i loro stessi pensieri ed emozioni così forti come li hanno avuti loro, sarei esattamente sicuro che non avrei fatto le stesse identiche cose. Ora, magari no, chi è che può dirlo? Magari invece sì, oppure guarda, forse avresti potuto fare anche di peggio, chissà. Il punto è che quando noi scaviamo nella tridimensionalità di quella situazione e della psicologia di quella persona, allora entriamo in empatia con chi ha commesso il torto. Riusciamo meglio a metterci nei suoi panni, a sviluppare maggiore compassione, a comprendere meglio le sue ragioni. Aggrapparti all'odio che provi nei loro confronti, così come accade al secondo prigioniero della storiella iniziale, non farà cambiare in meglio la tua vita o la vita dei carnefici. Il che chiaramente non significa che tu debba essere morbido rispetto agli illeciti compiuti, o che non ci debba essere una punizione o una legge che sanziona chi ha sbagliato. Non significa cioè continuare a stare in una relazione tossica perché in fin dei conti lui, per via della storia che ha vissuto, non poteva fare altro nei miei confronti se non quello. Non dobbiamo cioè lavorare per deresponsabilizzare chi ha compiuto un brutto gesto, ma dobbiamo lavorare per cercare di comprenderlo, per capire che cosa lo ha spinto a farlo. Perché questa è l'unica via, io credo, per riuscire a perdonare l'altro, o quantomeno per iniziare a perdonarlo un po' rispetto a tutto quello che ha fatto. Infatti, se tu riesci a perdonarlo anche solo per un pezzettino, fai defluire dall'interno del tuo corpo un pezzettino di veleno che altrimenti poi finirà per fare del male principalmente a te. Spesso quello che ci tiene aggrappati al rancore è l'idea che perdonare sia un qualche cosa tipico dei deboli, delle persone fragili. In realtà io credo che sia vero proprio l'opposto. Serve cioè essere forti ed essere saggi per decidere di perdonare. Per decidere di smetterla di lavorare per distruggere e iniziare invece a lavorare per costruire qualcosa di diverso. Ecco che in fin dei conti il perdono riguarda proprio te, non riguarda tanto il tuo carnefice. Se perdoni il carceriere, infatti, potresti allora finalmente liberarti della sua presenza. Se invece non lo perdoni, allora continui a tenerlo lì, di fianco a te, con le sue chiavi della tua cella tra le mani. Io, guarda, sono addirittura pronto a perdonare chi non mette like a questo video, eh? Questo è un bello sforzo, eh? E voi chi è che non avete ancora perdonato? Oppure chi è che siete riusciti a perdonare dopo tanti anni che sono passati? Scrivetemi tutto nei commenti qui sotto. Ciao, ci vediamo alla prossima.